Ma salve a tutti YouTube, si fosse Filippo Ferenzi qui con una nuova food review. Oggi proverò i nuovi Conetti 1936 della San Carlo. Ed eccoci qua con una novità di Casa San Carlo 1936, il Conetto. Devo dire packaging piccolo, forse eccessivamente piccolo, ma devo dire molto figo. Ovviamente come sempre San Carlo, rinomata rosticceria, con sede ovviamente in Milan, 1936. Buona com'era, ed eccole qua in bella vista il nostro Conetto. Con delle patatine stick, devo dire, molto intriganti. Nel retro, come sempre, la piccola storiella della San Carlo 1936. E qui invece possiamo trovare gli ingredienti e i valori nutrizionali. 60 grammi di prodotto pagato 1,99 euro. Ora vedremo se questa nuova creazione mi soddisferà oppure no. Ed eccola qua in tutto il suo splendore, la nuova patatina stick che assomiglia, ce l'avete presente quelle del Mac? Ecco, però sotto forma di chips. E siccome sono un ingordo, ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! E vi posso dire che nonostante il prezzo sconsideratamente alto, sono molto buone. Fritte molto bene, nelle mani non ha lasciato per niente tracce di olio, nonostante ne abbia prese un bel po'. Salate al punto giusto, c'è questo sale grosso in superficie che è veramente perfetto. E la patatina è cotta veramente bene. È spessa tanto da mangiartele veramente una dietro l'altra. Gli amanti delle patatine sapranno immediatamente di cosa io stia parlando. Quella patatina bella spessa, croccante, che te la mangeresti direttamente dalla confezione. E se devo trovare anche un altro lato positivo a questo pacchetto, nonostante le dimensioni veramente striminzite, è la praticità. Ti puoi portare questo pacchetto veramente ovunque, allo stadio, a mare, a scuola, all'università, al lavoro, per un aperitivo veloce, tra amici, insomma ovunque. Però dobbiamo diminuire il prezzo. E quindi ragazzi, che dire, spero che la food review dei nuovi Conetti 1936 targati San Carlo vi sia piaciuta. Vi metterò qua sotto il link in descrizione altri food review, mi raccomando. Iscrivetevi al canale come state facendo in tanti, condividetelo ovunque e buon appetito!